Ciao Ambra, grazie per avermi invitato qui, grazie per questa possibilità che mi dai. Mi presento, che così chi vedrà questo video potrà conoscermi un pochino di più. Il mio nome, il mio nome è Matteo. Sono un uomo, ho quasi 47 anni, fra una ventina di giorni ho 47 anni, e da in questi 47 anni, che sono il momento, il tratto di vita che ho percorso da quando sono nato, ho fatto parecchie cose. In questo momento della mia vita mi trovo a fare il medico, il divulgatore, e perché? Perché fondamentalmente la mia vita mi ha portato a studiare medicina, mi ha portato a fare l'anestesista, ma c'è sempre dentro di me uno spigolo che batteva sulla, c'era sempre di me uno spigolo che batteva sulla verità, su che cos'è davvero che ci fa ammalare, che ci fa star male, e non solo su un piano fisico. Il malessere dell'essere umano non può essere e formarsi solo sul suo aspetto fisico. La morte di un figlio o un lutto violento dà un dolore che è nettamente superiore a quello che può essere il dolore per una frattura. È che ultimamente ci siamo persi su questa cosa qui. Ci siamo persi perché? Perché crediamo a Cartesio, che separa la rex extensa dalla rex cogitans, quindi dice noi siamo carne e quindi la parte che non è carne, che non è misurabile, lasciamo fare ai preti, ai sacerdoti, agli sciamani. Però ci dimentichiamo di una cosa, che un mammifero, un essere umano, nell'attimo in cui riceve una diagnosi, dopo che è andato dal medico va in chiesa a chiedere al prete un aiuto, perché quella parte, quella che non tocchiamo, che chiamiamo rex cogitans, è forte ed è viva. Bene, io mi occupo di quella. Non ho dimenticato l'altra, ho ristudiato tutta fisica, chimica come non avevo mai fatto, tutta l'embriologia e tutta la biologia, e sono arrivato a comprendere, se non altro, il perché, a mio avviso, un essere umano si ammala, una precisione del 100%. Questo non vuol dire che faccio terapie, non me ne frega niente di fare terapie alternative. Semplicemente mi piace, assieme alla persona che ho di fronte, discutere degli eventi della vita che possono aver concorso, secondo gli altri, secondo me, cagionato al 100%, quello stato di malessere che può essere fisico, cioè corporale, sessuale, cioè relazionale, emotivo o ideativo. Quando ho provato a dirlo in strutture o in luoghi pubblici sono stato sanzionato e punito, e questo è un limite che questo paese ha, che si chiama libertà. Non siamo liberi, non siamo liberi di dire quello che vogliamo, perché se questo dire quello che vogliamo esce da certi canoni in cui siamo incastrati, tu vieni punito. Ho fondato una scuola, se di scuola si può parlare, nella quale fondamentalmente facciamo percorsi di crescita personale che comprendono questo strumento straordinario che si chiama biologia, la logica della vita. Non solo ognuno di noi dovrebbe avere un profumo, chiamiamolo così, di biologia, dovrebbe conoscerla molto bene, perché la biologia è un po' come, è una scienza esatta, è un po' come nel tuo caso se io ti chiedessi: Ambra, tu sei incinta, e tu mi dessi una risposta, la tua risposta non può essere al 66%. La tua risposta è o sì o no. Allora io ti chiedo: sei incinta? E tu ovviamente mi dici sì o no. Bene, se tu mi chiedi la biologia, la devo conoscere, la risposta è sì o no. O la sai bene o non la sai. Perché questo? Perché nei momenti in cui ammettiamo che ci sia una compartecipazione o, come penso io, una piena causa cerebrale nell'attività del corpo, se tu sai e tu sei certo di ciò che stai dicendo, quel sintomo non ti spaventa più. Il che non vuol dire che non lo curi, ma non ti spaventa più. E non spaventarti più vuol dire non attiva i collettori dei reni, non attiva il tronco encefalico, non produce ADH, non produce adrenalina, non produce paura. Per cui la risposta alla tua domanda, se la biologia va conosciuta o no, io la mia risposta è la va conosciuta al 100%. Il tuo mestiere comunque è medico? Il mio mestiere è il medico. Quindi se una persona viene da te e dice che ha una... Un sintomo. Cosa gli faccio? È interessantissimo questo. Gli chiedo: sei nato con quel sintomo? Lui mi dirà: eh no, non sono nato con quel sintomo. Allora è necessario capire quel sintomo a quale organo o tessuto si riferisce e dove quell'organo o tessuto è attaccato al cervello e in che funzione c'è in quell'area cerebrale. La parte più difficile, quando parlo con i colleghi, è spiegargli che il cervello è attaccato al corpo. Io non posso perdonare nessuno perché non sono Dio. E se ti perdono, dico che tu in qualche modo hai sbagliato. Chi sono io per dirlo?
L'unica cosa che può fare l'essere umano è constatare che cosa è accaduto, comprendere il senso di quell'accaduto, in quel momento lascerà ogni risentito emozionale di rabbia. Preso atto del sintomo di cui mi parlavi, aiuto la persona a comprendere in che momento della sua vita si è generato e dove può essere collegato, e indipendentemente dalla terapia che fa, quindi può fare una terapia corporale, sessuale, cioè relazionale, emotiva o ideativa, gli dico dove e come può agire. Però se gli dico di bersi uno sciroppo, prendere una pastiglia, mettersi una supposta, punture, cose costose, facilissimo, più è costosa la terapia più la gente è contenta. Se invece gli dico fai pace con tuo fratello, piuttosto mi danno dei soldi. Fanno fatica a comprendere come sia la parte ideativa, cioè elettrica, la parte emozionale, cioè chimica, la parte sessuale, cioè quella relazionale, a determinare quella fisica. Credo che, anzi non credo, perché credere è un atto di fede. Io sono certo che questa mancanza di contatto che si sta creando, questa abitudine al non contatto, sia un dramma per il bambino, perché, cara Ambra, ci sono delle evidenze a cui non ci possiamo negare. Una di queste è che noi abbiamo delle stranezze rispetto ad altri mammiferi. Mi spiego, fino agli inizi del Novecento la causa principale di morte delle donne era il parto. Un terzo delle puerpere non arrivava alla settimana, 10-15 giorni, al mese dopo il parto, perché moriva di parto. Non c'è nessun altro mammifero in cui accade questo. E l'altra anomalia è che tu, io e qualunque altro mammifero ha bisogno di almeno 3, 4, 5, 6, 7 anni per essere totalmente autonomo. Il vitello esce, non uccide la vacca nel nascere, si alza in piedi, cammina. Il cane 1-2 mesi ed è libero. Qual è la caratteristica dell'essere umano? Che in parte matura nel grembo materno, in gran parte matura fuori, perché per avere una piena maturazione servono 36 mesi, ma se tu tenessi in grembo tuo un bimbo a 36 mesi diventa una portaerei, che vuol dire a 3 anni. Quando esce dal grembo materno, ha subito, e qui ti parlo di una psicologa che ha vinto il premio Burn nel 2006 negli Stati Uniti, si chiama Pamela Lewin, ha bisogno immediatamente di alcune cosine. Una è il diritto ad esistere. Il bambino deve sapere, e noi dobbiamo sapere, che i nostri genitori ci hanno voluto. Il secondo ha bisogno immediato, si chiama il diritto di aver soddisfatti i propri bisogni, se no tutta la vita vivremo nel bisogno dell'altro, prima l'altro e poi io. E la terza cosa si chiama il diritto al contatto. Noi dobbiamo sapere che abbiamo il diritto di toccare e farci toccare esattamente come vogliamo. Non è possibile che mia figlia stia in una classe in cui l'apprendimento cognitivo, il contatto e anche un contatto verbale passa attraverso la bocca di una docente che gli mostra come pronunciare delle parole, e questa docente è bardata come una criminale. Ma soprattutto, perché non c'è stato un bambino malato? Non c'è stato un bambino malato? Allora, ci fossero stato una moria di bimbi, dici ok, perché dobbiamo castigare i nostri bambini in questa maniera qui? Io ho bisogno di capire perché le mie figlie devono stare castigate in questo sistema qui. Il danno che si sta creando, secondo me, è devastante. Non stiamo più educando, non stiamo più tirando fuori i talenti dai nostri figli, li stiamo addestrando. Gli stiamo dicendo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Mancano altri due diritti da acquisire nei primi 6 mesi di vita. E uno è il diritto alla sessualità e l'altro è il tempo per te. Molti non sanno neanche che cos'è prendere tempo per sé, compreso il sottoscritto fino a 2-3 anni fa. Ti dicevo che gran parte della formazione del tronco encefalico, del cervelletto e della sostanza bianca, delle aree sinaptiche, si formano perché il bambino entra in contatto con un altro essere umano. E il contatto è fisico, è verbale, è visivo, è sonoro. Noi stiamo negando ai nostri figli gran parte di queste cose, gli stiamo bloccando l'aspetto cognitivo. Nessuno ha chiamato un pedagogista a chiedergli se questa separazione, se questo isolamento ai nostri figli va bene o no. Io voglio sapere il pedagogista che ha approvato questa cosa, se ce n'è solo uno, perché è folle, è discriminatorio ed è folle. Non esiste un bambino che non apprezza l'abbraccio del papà, della mamma, il contatto. Quelli che noi richiamiamo popoli del terzo mondo, popoli incivili o quant'altro, fanno una cosa che le nostre donne si sono dimenticate: prendono due fasce del valore di 5 euro, legano il bambino, se lo portano dietro H24 fino al secondo anno di età. Quei bambini non hanno allergie, non hanno intolleranze al glutine, non hanno madonne. I nostri cominciano a 6 mesi, un anno, a non poter più bere il latte, e l'allergene, e la polline. Come mai?
e quelli sono incivili. Incivili siamo noi che sforniamo un figlio al quarto mese, lo sgancio a mia madre perché non ho tempo, perché devo andare a lavorare. Quel cervello sta ancora maturando e il contatto è una forma, è una delle strutture, assieme al diritto di esistere, dei bisogni, del contatto, della sessualità, il tempo per te, che ti permette di creare sinapsi e di maturare in maniera, diciamo così, adeguata per stare là fuori, in quello che sarà il mondo. Questo timore per i germi, a mio giudizio, ripeto, a mio giudizio, è del tutto ingiustificato. 9 decimi del nostro corpo sono fatti di germi. È del tutto ingiustificato questo timore per i germi. Quello che mi sento di dirvi è questo: nel momento in cui io vivo un'esperienza, io vivo un evento, una qualunque cosa, il mio cervello decide per me che cosa è meglio e che cosa no, e produce quella che si chiama emozione. Che cosa vuol dire? Io sento una spinta a fare qualcosa. Il più delle volte, per un costume etico, morale o qualsivoglia religioso, blocchiamo l'emozione o il desiderio e andiamo nell'inibizione dell'azione. Se dovessi dire qualcosa alle persone, è di imparare a riscoprire la propria pancia, i propri desideri, e da farsi il regalo di esaudirli, di fare quello che sentono sistematicamente nella pancia, perché ciò che vuoi tu dentro non è mai sbagliato, mai. Mentre quello che gli altri ti hanno detto che devi fare, quello è quello che gli altri vogliono che tu faccia per loro, e quella è la tua identità. Ma tu, se senti quello che vuoi e lo esegui, sei vivo, altrimenti sei una salma che vive 40-50 anni in un'identità che non è più la tua. Quindi se mi chiedi che cosa consiglierei alle persone, di riscoprire la loro parte profonda, i loro desideri, le loro emozioni, e viverle. Ecco, questo io ti direi. Torniamo a vivere. Basta, sorrido.